Un caro saluto da Don Franco, la vita dello spirito. Per Papa Francesco la preghiera non è mai un tranquillante, ha una forza, uno spessore che neanche immaginiamo. La preghiera ha il potere di cambiare certi sentimenti anche che ci fanno soffrire dentro il cuore. Per la psicologia è fondamentale seguire i movimenti dell'anima. Tanto che un uomo si alza la mattina con gioia per la novità del giorno, ma subito arriva il pensiero, il sentimento, il ricordo del passato e dei torti e poi anche dei problemi, e entra subito la tristezza nel suo cuore per tutta la giornata. I monaci del deserto raccontano che un monaco, in un momento particolare della sua vita, è stato provato da bisogni, dei bisogni anche molto naturali, anche di un pezzo di pane da mangiare, ma non c'era nessuno che lo aiutava, non c'erano amici che gli volevano bene. Però quel monaco rimase a rendere gloria a Dio per quel tempo, per quella precarietà e quella sofferenza anche affettiva. Il Signore allora gli tolse questa prova e subito arrivarono gli amici ad aiutarlo e a sostenerlo nei bisogni. Nel Vangelo Gesù Cristo dice: vegliate e pregate in ogni momento. La vita interiore è la cosa più importante che abbiamo.